era doveroso a parer mio fare questo video. Oggi ragazzi voglio parlarvi e soffermarmi su V-Star Universe, il prossimo set speciale di fine anno in arrivo in Giappone. Perché ve ne voglio parlare? Beh, innanzitutto perché c'è molta confusione fra i collezionisti per molte tematiche riguardanti questa espansione che oggi vorrei andare a chiarirvi. E poi perché è uno dei set più aspettati dell'anno. Perciò bando le ciance, iniziamo subito. Ciao ragazzi, io sono Nick, bentornati sul mio canale. Prima di incominciare con questo video, introduzione, chiacchiera o come volete classificarlo voi, oggi è una cosa molto chill. Mi raccomando, vi invito assolutamente a lasciare il like di supporto e se vi piacerà il contenuto in sé o comunque il canale in generale, vi invito anche a lasciare l'iscrizione. È gratuita ragazzi, quindi fate voi. Allora, oggi parliamo di V-Star Universe. Che cos'è? Per chi non lo sapesse, V-Star Universe sarà il prossimo set in uscita in Giappone che racchiuderà sostanzialmente le carte più iconiche V-Star di quest'anno, ma realizzati con artwork totalmente differenti e molto ma molto più belli. Quindi andrà a celebrare la vera meccanica dell'espansione di quest'anno, ovvero le V-Star. E come ogni anno ne esce uno sempre a dicembre per omaggiare comunque le varie meccaniche uscite durante l'anno, o in questo caso almeno una, ovvero V-Star. Questo set è in uscita in Giappone il 2 di dicembre e al suo interno conterrà 172 carte, escluse le rare segrete, le secret rare, le fuoriserie. Come potete notare dal pacchetto, abbiamo i principali Pokémon V-Star usciti fino ad ora, fra cui Arceus, Zoroark, Dialga, Palkia, in questo caso Suicune no, perché V-Star non è uscito, ma ci sono anche altri Pokémon che avranno dedicati delle artwork totalmente nuove. Il set è classificato Height Class Pack, quindi un'espansione speciale. Il box in se stesso conterrà soltanto 10 pacchetti, quindi sono veramente pochi. Pensavo ce ne fossero almeno 20, invece sono soltanto 10, giustamente. In termini di carte ci è stato già spoilerato qualcosina tramite alcuni siti. In questo momento vi faccio vedere alla veloce cosa verrà inserito all'interno di questo set. Abbiamo degli artwork totalmente innovativi, fra cui questo Mew V. Abbiamo delle carte che da noi sono già uscite in realtà, come questo Palkia V-Star e questo Palkia V. Queste carte le abbiamo già sia in lingua inglese che in lingua italiana tramite alcune collezioni speciali già uscite. In Giappone invece queste carte ancora non esistevano, o meglio ancora non esistono. Abbiamo un bellissimo Giratina V che in questo caso noi troviamo nelle Teen, qua invece troveremo in questo set, ovvero V-Star Universe. E così via, abbiamo anche altre carte che vi sto facendo vedere, fra cui anche il Dialga, il Zoroark, che ripeto da noi sono uscite attraverso delle collezioni. Abbiamo anche delle carte totalmente innovative chiamate Art Rare, e ci è stato fatto vedere che ci saranno alcuni Pokémon davvero molto iconici, anche rappresentativi più che altro del gioco Pokémon Leggende di Arceus. Abbiamo infatti Manaphy, Mew, Diancie, Absol, Hisuian Goodra, Altaria in primis, quelli che per ora ci hanno fatto vedere. Oltre questa Art Rare abbiamo l'introduzione di un'altra rarità chiamata Special Art Rare, e in questo caso troviamo delle V-Star con un artwork totalmente differente da quelli che abbiamo visto sino ad ora. Abbiamo degli artwork molto più dinamici, con scene di lotta e comunque un paesaggio in generale. Al momento invece le V-Star sono sempre rimaste in uno sfondo molto neutro che focalizzava soltanto i Pokémon in sé, quindi con uno sfondo molto piatto. In questo caso invece abbiamo degli artwork che sono fenomenali. Ci hanno spoilerato al momento soltanto 4 carte che io adesso andrò a farvi vedere, fra cui Charizard V-Star che noi abbiamo già avuto il piacere di vedere nella collezione Ultra Premium di Charizard. A detta mia, in lingua giapponese è veramente molto ma molto più bella rispetto alla lingua inglese e italiana che sono uscite sino ad ora. Prezzo molto di più e sicuramente la carta sarà fatta 10.000 volte meglio rispetto a quelle che troviamo noi, visto che arrivano all'interno di una bustina di plastica e sono già praticamente danneggiate. Invece le carte Jap, sia la sicurezza che siano sempre perfette. A
almeno al 99% dei casi. Abbiamo la scena della lotta di Charizard vista però dalla prospettiva di Mewtwo, un'altra carta nuova dedicata soltanto a Mewtwo, e devo dire che apprezzo molto, ma molto di più questa prospettiva rispetto a quella di Charizard. Innanzitutto abbiamo tutte le tematiche di sfondo identiche, fra cui il Tangrowth che vola via come se non ci fosse un domani, il Charizard e il Mewtwo. A parer mio è mille volte meglio questo Artok rispetto alla carta di Charizard. Fenomenale, ragazzi, fenomenale. Tra l'altro mi dovrò soffermare un attimo su queste due carte, perché ci dirvi qualcosa di abbastanza preoccupante, ma ne parleremo dopo, quando parleremo anche dei preordini per quanto riguarda questo set. Oltre a queste due carte abbiamo anche l'Hisuian Zoroark, che è bestiale. Questa artwork è un quadro, ragazzi, è un tatuaggio, cioè è meraviglioso. Si fa un po' fatica a capire realmente lo sfondo, comunque la dinamicità del Pokémon, però è veramente molto bella. È una delle carte che ha affascinato di più i collezionisti in tutto il mondo fino ad ora. Oltre a questo abbiamo anche l'Hisuian Samurott, che apprezzo sì, ma fino a un certo punto. Non mi piace tantissimo, soprattutto perché il Pokémon è reso veramente molto piccolo ed è dedicato il più dello sfondo a queste fasce rosse che dovrebbero indicare l'aura del Pokémon, ma sinceramente a me non piace troppo. Oltre a queste carte, ragazzi, ci saranno delle altre V-Star con sfondi simili, con Artwork simili, che in questo momento non ci sono ancora stati spoilerati. Aspettiamoci quasi sicuramente una carta di Arceus V-Star vista in questa maniera, e magari di altri Pokémon abbastanza molto iconici per quanto riguarda i set arrivati. Mi aspetto anche un qualcosa che riguardi Giratina, e lì veramente ci sarà da tremare moltissimo. Però abbiamo anche il palco di Alga, vedremo cosa ci tireranno fuori. Sono davvero molto curioso. Tra poco comunque usciranno gli spoiler principali, senza ombra di dubbio. Allora, su cosa volevo principalmente soffermarmi per quanto riguarda il discorso di Star Universe? In tanti sul gruppo Telegram, se non siete ancora all'interno, vi invito assolutamente ad entrarci, link lo trovate qui sotto in descrizione, mi state chiedendo dove fare dei pre-order. Allora, io al momento ho fermato, per quanto mi riguarda, per i box break in generale che comunque porterò sul canale, 10 box, ok? E li ho pagati all'incirca 75 euro l'uno. Purtroppo sono finiti in men che non si dica. I preordini che io ho fatto li ho fatti dal nostro amico Blackbird, da René e Alessandro. Trovate la loro pagina qui sotto in descrizione, non so se faranno altri preordini, non penso. Hanno finito nel giro di 10-15 minuti 400 box, ragazzi, non so se mi spiego. Io in questo momento non so come sia la situazione in Giappone per quanto riguarda stampe e ristampe di questo set, ma siamo messi male, male. Già partendo da Paradigm Trigger la situazione era davvero pessima, purtroppo, io ve lo dico subito. E lo avrete notato sicuramente anche col costo della carta di Lugia B alternativo che si trova all'interno di Paradigm Trigger. Cioè in questo momento costa 700 euro quella carta, ragazzi. Non ha avuto neanche il tempo di diminuire, che è aumentata. Cioè è partita da 600, è rimasta fissa a 600 e adesso si sta ulteriormente alzando. Perché obiettivamente parlando non ci sono box per accontentare tutti e la carta è estremamente rara. Ed è già un brutto segnale che fa partire col piede sbagliato di Star Universe, che io pensavo potesse prendere una piega simile a Climax, ma in questo momento mi viene da dire tutto il contrario. A meno che durante l'uscita e dopo ci siano delle massive ristampe, che a parer mio potrebbe anche succedere e accadere. Però i venditori in Giappone stanno un po' aguzzando gli occhi e stanno capendo che da questa situazione ci possono guadagnare veramente tanto, quindi se ne stanno un po' approfittando. E lo stiamo vedendo, ripeto, con Paladin Trigger. Ci sono anche altri preordini che arrivano dal nostro amico Costantino Russo di Graded Store, ma i box li fa, se non ho visto male, a 120 euro l'uno. Io non mi sento di dirvi di spendere quella cifra in questo momento per questo box. Aspetterei ulteriormente, perché mi sembra veramente tanto, 120 euro per V-Star Universe, che potrebbe essere poi comunque ristampato molto di più appena dopo l'uscita, come è successo anche con Climax, ragazzi. Climax costava una certa cifra all'inizio, poi è aumentato un po', ma la stampa poi è stata veramente
veramente enorme e i box costano poco ancora ora, come le carte all'interno del set. La cosa che mi spaventa però e che mi ferma nel dire queste ulteriori affermazioni è che i venditori in Giappone, e adesso parlando di questo torno a collegarmi alle carte di prima che vi dicevo, ovvero Mewtwo, V-Star e Charizard V-Star, sono già in atto dei pre-order per queste due carte, quindi i venditori Jap stanno già vendendo queste carte che ancora non hanno, oggettivamente parlando, non hanno ancora sbustato, non hanno ancora le loro sedi, e la coppia, cioè Charizard e Mewtwo, all'incirca in questo momento in preordine vengono 900 euro, una cifra simile o poco meno, cioè quindi stiamo parlando di 400 euro a carta, leggermente di più anche. E questo mi fa veramente presumere e pensare malissimo, più che altro sulla distribuzione del box e sui prezzi che arriverà ad avere questa espansione. Spero totalmente di sbagliarmi, ma solo il tempo effettivamente mi darà ragione o torto. Quindi se volete optare per dei pre-order, soffermatevi magari su René, su Blackbird, su Alessandro per vedere se introdurranno qualche altro box nei prossimi giorni o comunque dopo le date di uscita. Altri negozi in questo momento non mi sento di consigliarvi e sinceramente non saprei neanche chi consigliarvi. Comunque questo set uscirà anche da noi in lingua italiana e in lingua inglese e hanno già spoilerato qualcosina. Logicamente il nome non sarà V-Star Universe ma avrà un altro nome, ovvero Crown Zenith. Abbiamo pochissimi se non briciole di spoiler, sappiamo che il set uscirà il 20 di gennaio, all'interno di questo set ci saranno anche qui le Art Rare e le Special Art Rare. Logicamente il Charizard non si potrà trovare nell'espansione di Crown Zenith perché lo troviamo già nella Ultra Premium. Il set sarà molto più piccolo rispetto a quello in lingua giapponese. Abbiamo le immagini soltanto al momento di un prodotto, ovvero dell'ETB che riguarderà Lucario, e all'interno dell'ETB, come in ogni espansione speciale che si rispetti, ci sarà anche una carta promozionale che in questo caso riguarderà Lucario, quindi Lucario V Astro Special Art Rare, che probabilmente allora ci sarà anche all'interno del set di V-Star Universe. Altro momento non posso dirvi perché non ci sono essenzialmente altre notizie. Quindi aspettiamoci di vedere degli spoileroni incredibili nei prossimi giorni e prepariamoci a sborsare veramente molti dindini. Niente ragazzi, queste erano le notizie più o meno che volevo darvi su questa espansione. Appena ci saranno aggiornamenti ve li comunicherò sul gruppo Telegram, sulla pagina Instagram e su altre piattaforme social, anche tramite gli shorts, perché no? Qui sotto nei commenti ragazzi vorrei sapere una vostra opinione sull'espansione in sé, se vi piace, se preordinerete, se comprerete le carte in Jap e se avrete intenzione magari di fare un eventuale Master Set. Io e Ile ci stavamo pensando, ma dopo alcune notizie da alcuni fornitori Jap che ci sono arrivate per quanto riguarda i prezzi delle carte, ci stiamo un attimo ripensando, ma veramente tanto anche. Prima di concludere il video ragazzi, mi raccomando, vi invito assolutamente a lasciare like di supporto, mi raccomando, l'iscrizione è importantissima per supportare il mio lavoro. Noi ci vediamo nel gruppo Telegram, mi raccomando, per due chiacchiere e due spoilerate. E vi saluto, e prima di andare magari può interessarvi anche questo contenuto che mi sembra abbastanza interessante. Ciao ragazzi!